Tutto quello che fanno i cani ha una spiegazione, spesso diversa da quella che immagini. Ecco 6 risposte alle tue domande più frequenti. I cani non abbaiano per disturbare, ma per comunicare. Inoltre, ci sono diversi tipi di abbaio, tanti quante le emozioni che provano. Ebbene sì, montare non ha a che fare né con la dominanza né con il sesso. Studi recenti hanno evidenziato che è legato allo stato emotivo e alla necessità di rilasciare la tensione. Altri motivi possono essere attirare l'attenzione o problemi alle vie urinarie. Non solo gioia e contentezza, il movimento della coda segnala anche nervosismo, incertezza, fastidio o minaccia. I cani sono animali sociali, per cui il noi conta più dell'io. La solitudine per loro è quindi del tutto innaturale ed equivale ad una forma di maltrattamento. L'olfatto è lo strumento principale con cui vanno alla scoperta del mondo. Odorare il sottocoda degli altri 4 zampe serve a raccogliere informazioni su chi sono, età, sesso, stato di salute, alimentazione e molto altro. Il ringhio è spesso per gli umani sinonimo di cane cattivo. In realtà è solo un avvertimento, un segnale col quale il cane fa notare di essere infastidito da una presenza e da una situazione precise.